Ben ritrovate, ben ritrovati, eccoci insieme, ben ritornate Valeria Pilla, testimonia Club di Più e Bianca, naturalmente, collaboratrice Club di Più, grazie di essere qui con noi. Ciao a tutti. Quanto tempo, quanto tempo, vabbè che il tempo vola, però ne è passato, dobbiamo quindi fare un po' un restyling, un aggiornamento, è il periodo buono perché quando poi ci avviciniamo alle festività, viene da sé che uno pensa, fa due riflessioni, mi piacerebbe passarle anche, perché no, in compagnia di persone nuove, di una compagnia che mi dà delle prospettive, c'è anche il piacere della condivisione di momenti particolari, però, Valeria e Bianca, se questa condivisione va fino a un certo punto e non va oltre, bisogna, come dite sempre voi, darsi una mossa, attivarsi e cercare chi può aiutarci, no? In qualche modo ad attivare non solo amicizie, magari amicizie che possono andare anche un po' oltre, no? L'amicizia è sempre la base. È sempre la base. L'amicizia Ecco, si questa è una cosa parte sempre da bella. una buona, sana amicizia, perché non si può partire con il presupposto che sarà subito amore, perché altrimenti siamo già uno step più avanti. Bravissima, questa è una cosa molto Sì. importante che può dare già la risposta ad alcune perplessità che alcuni di voi hanno manifestato. Poi ogni tanto che ci sono dei luoghi dove le persone ti fermano, ti chiedono informazioni Bravi, proprio, bravi, esatto, come esatto. se io sapessi tutto quello, però ormai ci conosciamo da tempo con Valeria Bianca. Ed effettivamente questo, come tanti chiedono, ma come può scoccare l'amore a prima vista quando non hai più 20 anni, per cui dopo entrerà in gioco anche Bianca per quelli che sono le persone più giovani, quando non è scattato niente con tanti incontri fatti in altre situazioni, in altre circostanze. E Valeria dici l'amicizia innanzitutto, Sì, un bel rapporto bisogna, solido. perché il termine amicizia è un termine abusato e anche sottovalutato. Invece, a volte l'amicizia dura molto di più dei rapporti amorosi. Quindi bisogna innanzitutto cercare di allargare la cerchia degli amici, perché poi tra le conoscenze che diventano amicizie, alcune poche perché solo nelle dita di una mano si contano gli amici di tutta una vita, ma tra le conoscenze buone di spessore che ci assomigliano, che sono come noi, può nascere qualcosa di più. Tra i più giovani è sempre così, oppure i giovani sono secondo anche l'esperienza maturata, a parte che ti occupi di giovani e meno giovani a Sì, prescindere, quello però vista giusto. la giovane età, è più necessario che scatti qualche cosa di importante? Diciamo che la persona giovane, quindi non maschio o femmina, No, uomo o a donna, la prescindere. persona giovane di base prende un po' più di petto le emozioni e ha anche meno paura di investire nelle emozioni. Quindi da una parte si è più veloci, forse, dall'altra parte poi bisogna vedere quanto questo si consolida nel tempo. Infatti, l'altra cosa che mi è stata chiesta tempo addietro, come mai ci sono persone così giovani che si rivolgono a questi luoghi di Ce lo incontro? chiedono Tutti. sempre ed Ah è sì, quasi ecco, è una cosa. scontato, è quasi sc perché quando io vedo un ragazzo giovane, una ragazza giovane che arrivano da noi, arrivano, vabbè, come tutti per avere un po' di filtro, perché purtroppo all'esterno trovare un'avventura non è difficile, è proprio trovare la persona con la quale stare bene, con la quale fare un progetto, sapere di essere emotivamente pronti e coinvolti, no? Quindi trovare l'avventura non è difficile. Quando si arriva da noi è sia appunto per allargare le conoscenze, però con l'obiettivo di Sì. trovare quella persona speciale, quella persona che ti faccia provare un qualcosa in più. Quindi è un obiettivo comune di tutti, oltre che delle persone che arrivano da noi, vabbè, ovviamente anche nostro, perché poi quando uno ha trovato, come dico sempre, il cliente soddisfatto da noi non torna. Cioè, è una cosa Certo, finché la strana. soddisfazione dura. Perché se è soddisfatto vuol dire che ha trovato una persona con la quale star bene e di conseguenza se torna, torna a trovarci, ma non torna per avere un altro Esatto. servizio. E è bello proprio, è proprio bello vedere nascere, cioè vedere il cammino che una persona fa per arrivare poi a trovare, perché si arriva bisognosi, ma i più fortunati trovano subito, e lo sappiamo. E poi ci sono quelle persone che invece devono un attimo superare i loro blocchi e lì entriamo in gioco noi.
Quindi, ecco, dopo parleremo anche dei blocchi che ci possono essere, si possono incontrare. Beh, grande soddisfazione, però ci vuole anche un po' una predisposizione d'animo, vero Valeria? Ci vuole soprattutto quella, infatti parlava Bianca appunto che molte persone, pur avendo anche tante opportunità, e qui mi riallaccio anche al discorso dei giovani, perché i giovani sono in chat tutto il giorno, ma la chat è come una mannaia, se non sei ricco, bello, col porta chiavi d'oro e il portafoglio a fisarmonica, non becchi nessuno, perché la chat vive di stereotipi e vive anche di persone opportuniste, quasi sempre che hanno un fine diverso da quello dell'incontro. E quindi i giovani non è vero che incontrano spesso, sono molto soli. E proprio per questo noi abbiamo sempre un incremento di persone giovani che si iscrivono al club di più. Ma c'è anche un altro aspetto, perché le modalità per l'incontro dei giovani avviene sul web, non l'abbiamo, Ma non si è un scopre. incontro? Esatto, però tante volte sono delle cocenti delusioni. Sì. E questo è il problema, è chi invece a un certo punto non vuole più rischiare, poi, visto che parliamo anche in periodi un po' particolari, vuole andare sul sicuro, almeno voi nei limiti del possibile, perché dopo è Sì. Sì, impossibile certo. scandagliare l'animo in... È già un deterrente perché sì. chi si iscrive al club di più lascia i propri documenti, lascia l'indirizzo, sappiamo dove vive e sappiamo come raggiungerlo in caso di necessità. Quindi è come avere una casa senza l'allarme e una casa con l'allarme. Il ladro sceglierà sempre la casa senza l'allarme, quindi sceglierà sempre la chat dove non c'è nessuna sorveglianza, mentre al club di più ci sono le sorveglianti. Ecco, questa è Una persona interessante. che sostanzialmente vuole fare il furbo, di certo non viene qua da noi, qua a club di più a cercare di... Cioè, hai a che fare con una persona che fa da filtro, con l'altra persona che mi dà un feedback, con tutta una serie di cose che noi facciamo per far sì che tu possa crescere come persona, appunto, oltre agli incontri. Di conseguenza, se sei uno che vuole fare il furbetto, qui ti mettiamo proprio i bastoni tra le ruote. Viceversa, se sei uno veramente motivato, ecco, una paura che voglio un po' sdoganare è proprio quella di, per esempio, passare in ufficio da noi. Tanti si fanno mille problemi. La prima cosa che mi chiedono, che mi dicono quando arrivano in ufficio, sapete qual è? Io non avrei mai pensato di venire qua. Io non ci avrei mai pensato di aver bisogno di voi. E dopo, successivamente, dopo aver fatto chi più breve, chi un po' più, chi meno breve, mi dicono: Madonna, se fossi venuto prima. Cioè, ho pensato così tanto, ho macinato così tanto, quando alla fine vengo in ufficio in un posto dove le persone ci lavorano da tanti anni, c'è tutta una serie di, ma anche pubblicità, recensioni, persone che dicono ho trovato, e lascio i miei documenti, insomma, a una persona che mette tutta la persona che viene da me mette tutta la sua fiducia nelle mie o nelle nostre mani, in un certo senso, quindi per cambiare la propria vita. Difficilmente è lì a raccontarti le baggianate che gli passano per la testa, sarà lì per un obiettivo Eh sì, concreto. persone molto concrete che vogliono Sì, risolvere certi problemi chi viene in rapidamente. ufficio è una persona motivata. Carissime donne, tanti saluti da Piero. Appena vi ho visto mi avete rallegrato. Un salutone particolare alla signora Valeria. Grazie. Grazie Piero. E anzi, adesso che mi ha salutato Piero, saluto anche Gabriella e la mamma. Un bacio grosso che mi aspettavano proprio in trasmissione. Eccomi qua. Un bacio. Ah, un'altra cosa che voglio far ribadire a voi, perché voi non, tante volte non avete il ritorno di chi si sistema, tra virgolette, no? E Quella era un allora, po' quello che dicevo prima, no? Il che cliente sarebbe carino che le soddisfatto. persone a un certo punto si trovano, si sistemano e tutto, diano un riscontro in modo tale che voi sapete che sono felici e potete anche portare testimonianza di questo, Certo, no? e portare soprattutto speranza per gli altri, Sì. perché il fatto di sapere che molte persone con situazioni diverse, perché c'è il vedovo, c'è il celibe, c'è il divorziato, il separato, sapere che tante persone hanno trovato dà speranza anche a chi in realtà è un po' scettico e non ci crede più, oppure non crede più che potrà essere felice.
Infatti, tra l'altro, voglio chiedere anche a entrambe, quindi Bianca, poi Valeria, in questo momento qui si parla tanto appunto di situazioni anche pesanti, di violenza di genere, quindi di pericolo, c'è un po' di paura a volte adesso, perché se ne parla e quindi nasce la paura, perché la situazione non è cambiata, sì. Al di là di fatti, sì, gravi che si possono essere seguiti o di cui si è parlato di più o di meno, purtroppo magari, ma non è così. Per voi c'è questo timore da parte di alcune persone di rimettersi in gioco, di incrociare persone diverse dietro le quali non sai che cosa si può da celare? No, secondo me no, proprio per quello che dicevo prima. Comunque tu sai che hai a che fare con una persona che si sta mettendo in gioco al 100%, che si è rivolta ad un esterno per far sì che sia lui a fare da filtro per questi incontri, appunto lascia i documenti, è proprio quello che dicevamo prima, cioè fa da deterrente, perché una persona che non ha buone intenzioni non sceglie questo tipo di posto per mettere in atto. Molto, molto più spesso hanno paura di non, cioè non neanche una paura, hanno la convinzione che non potranno mai più essere felici, cosa, sì, che non è vera. Quindi convinzione radicata. Sì, ma è una convinzione che abbiamo un po' tutti, perché io da adolescente ho fatto un corso di comunicazione e la docente diceva: quando voi, quando vi capita qualcosa di brutto, si pensa automaticamente che sicuramente un'altra sfiga ci capiterà, perché nella vita è così. Quando invece vi capita qualcosa di bello, che ne so, fare una vincita o comunque trovare qualcosa di inaspettato, avere una sorpresa, si pensa che non potrà mai più esserci una felicità così. Invece non è vero, perché le persone 50 anni fa si sposavano, vivevano e rimanevano per tutta una vita insieme. Adesso la società è cambiata e si può essere felici tante volte con persone diverse, perché siamo diversi noi crescendo. Questo, e anche quindi rimettersi in discussione completamente nel corso della vita è importante, a prescindere dall'età? Certo, a prescindere dall'età, perché noi abbiamo a che fare con persone che partono dai 23-24 anni fino ai 91. Ci sono coppie che si sono formate. Sì, beh, non ci vediamo da un po'. Infatti. Quindi c'era, sì, stato un periodo, se non sbaglio, a settembre, che era un periodo caldo, no? Di fermento. Ah, sì. Era l'estate, il prolungamento allora, dell'estate calda. In generale, calda. Bisogna sapere che il periodo verso Natale, il periodo di agosto, sono i periodi più caldi, ovvero dove per noi, proprio a livello statistico, si formano più coppie. Ma c'è più predisposizione? Sì, sì, perché comunque si avvicina, per esempio, immagina il Natale, si avvicina al periodo in cui tu sei singolo, i tuoi amici hanno la loro famiglia, le loro cose, hai quella voglia di riscaldarti un po' il cuore con qualcun altro e quindi diventi automaticamente anche più meno predisposto. Pretenzioso. No, più predisposto all'ascolto, più predisposto ad avere anche al dialogo. Importantissimo il dialogo, ragazzi, mettetevelo in testa, è importante fare domande, perché la ragazza che avete davanti ha avuto delle esperienze nella propria vita e vorrà vedere che tu sei quello che fa la differenza. Eh sì, è vero. Infatti questa è una cosa, torniamo dopo su questo tema, leggo il primo messaggio: con quello che è successo alla povera Giulia forse bisognerebbe che sempre si facesse una valutazione sullo stato mentale della persona che si frequenta, a prescindere dall'età. Chiara. Beh, questo è un caso, adesso non bisogna focalizzarsi o perseguitare un sesso piuttosto che un altro, o rendere vittima un sesso. Anche perché noi questa valutazione la facciamo su tutti, a prescindere. Sì, noi la facciamo su tutti, uomini e donne, ma è un caso che ha avuto una risonanza mediatica forte, ma come dicevamo poc'anzi, non è che prima non c'era, purtroppo ci sono. Purtroppo bisogna, e qui io dico alle donne, perché le donne hanno la sindrome da Croce Rossina, e parlo perché io sono stata così anche in un periodo della mia vita, e bisogna leggere i messaggi anche non verbali della persona, ecco, bisogna prevenire, e chiunque sia, in qualunque posto, in qualunque zona anche della terra e del mondo, non parliamo solo, ecco, perché purtroppo questo è un fatto che ha fatto tanta audience, ma
d'altro canto ci sono anche molte persone che hanno incontrato bravi uomini, brave donne, brave persone che vivono bene. Sì, non quindi... bisogna demonizzare, come diceva prima, un sesso circoscritto appunto ad una situazione. È chiaro che è importante capire quelli che sono i segnali di allarme, se ci sono, quando ci abbiamo davanti una persona che anche li ha. Perché se chi è già finito in situazioni un po' strane, particolari... lì tanto più, è ancora esatto, più difficile. Ancora si deve imparare a fidarsi degli altri per ricostruirsi una vita. No, c'è un altro meccanismo ancora più subdolo. Quando noi abbiamo avuto una relazione tossica, in qualsiasi modo, che sia con una persona narcisista, che sia con una persona... psicologicamente pesante, ok? Tendiamo a non vederli i segnali di allarme una volta che si ripresentano con un'altra persona, anzi li vediamo come familiari. Non so se ti è mai capitato di sentire di una tua amica che aveva una famiglia un po' così e guarda caso si è trovata il compagno proprio così. Sì, infatti è proprio questo meccanismo. Viceversa, se noi impariamo, noi uomo, donna che sia, perché poi non importa dal sesso, importa che noi ci capiamo chi abbiamo di fronte e come comportarci di conseguenza, è importante trovare quelli che sono i segnali di allarme, se ci sono, non iperanalizzare, perché se iperanalizziamo abbiamo tutti qualche piccola stranezza nel buono, una stranezza bianca, mettiamola così, e però saperla anche contestualizzare. Se vediamo che il segnale d'allarme è pesante, forte controllo, non posso fare quello che voglio, se no assolutamente vengo giudicata, mollare questo subito. Bisogna iniziare a prendere le distanze già da prima. Come però, diceva uno bravissimo psicologo, Willy Pasini, diceva: ogni tanto spegnete l'audio e guardate i fatti. Esatto, bravissimo. E nei casi che si dovesse capitare tra una persona di quelle che sono segnalate da voi, vanno sempre dette e comunicate queste cose, perché poi voi siete i primi interfaccia che potete certo. aiutare la persona. No, ma non è mai ma successo in 30 anni. In 30 anni non c'è mai successo. Ecco, vedi, questa è una cosa molto positiva. Io molto credo positiva. Che sia proprio perché già le persone, diciamo, normali fanno fatica ad arrivare al club di più, perché ci sono i preconcetti, i pregiudizi, perché si sentono all'ultima spiaggia, cosa che non è niente vero, perché l'ultima spiaggia è la chat, quella lì veramente è l'ultima spiaggia, nel senso che lì trovi di tutto, è anche una brutta spiaggia, diciamo. Uso le parole di chi arriva da me, è una giungla. Sì, sì, uomini e donne. Torniamo su questi temi, anche rispondendo alle vostre messaggi oppure WhatsApp. Dopo la pubblicità, canale 19 vi aspetto.